Allora, buongiorno a tutti Wall Streeters, vediamo se adesso riusciamo a fare una breve diretta dove tutto funzioni. Allora, dunque, innanzitutto volevo dirvi che sto andando a Padova, ospite a 7 Gold, questo per parlare del libro, per parlare di come sta evolvendo il progetto di Colazione a Wall Street. Di conseguenza, la rubrica 7 Investimenti la slittiamo alla prossima settimana. Questa era la prima comunicazione che ci tenevo a darvi. Poi, cosa possiamo dire ancora in questa brevissima diretta? Allora, elezioni midterm americane. Dunque, stando ai primi sondaggi che stanno arrivando, come riportato anche dall'ANSA, sembra che in America si stia avvicinando lo scenario a quello considerato più probabile. Quindi, la Camera che passa ai democratici e il Senato che fondamentalmente rimane fermo saldo ai repubblicani. Cosa può implicare questo da un punto di vista dei mercati? Cioè, vediamo cosa aveva detto in particolare Pictet, Asset Management, una casa di gestione fondi, sullo scenario più probabile. Allora, innanzitutto, in questo caso possiamo dire che entrambi, sia democratici sia repubblicani, erano favorevoli ad un controllo dei prezzi dei farmaci. Di conseguenza, quindi attenzione per una possibile pressione sui titoli farmaceutici. Poi, lato infrastrutture, anche su questo c'era abbastanza intesa, quindi dovrebbero proseguire di accordo tra democratici e repubblicani le manovre sulle infrastrutture. Mentre potrebbe subire una battuta d'arresto la riforma fiscale di Trump, che secondo i democratici sarebbe nient'altro che fumo negli occhi. Quindi, dal punto di vista fiscale, potremmo assistere a una frenata lato aziende che quindi risulterebbero bloccate da un possibile stop della riforma fiscale voluta da Trump. Ultimo, ma non meno importante scenario, anzi forse quello più importante e che non tutti sanno, è il fatto che i repubblicani cosa sostenevano e cosa avrebbero voluto portare avanti nei prossimi mesi? Una riforma che di fatto andava a bloccare l'autonomia della Federal Reserve, o meglio, l'andava a limitare. Questo perché, secondo i repubblicani, andava rivista la norma principale attiva dal 1915 e che in questo caso avrebbe previsto come nuovo iter una decisione, ad esempio, di politica monetaria della Federal Reserve che prima deve passare al vaglio del Congresso e poi, in caso di esito negativo, la Federal Reserve ha una settimana di tempo per andare a rivedere la manovra. Quindi capite bene che in questo caso ci sarebbero dei processi più lunghi e una perdita, se vogliamo, appunto di autonomia della Fed. Questo non dovrebbe succedere perché, appunto, stando agli scenari, che era quello poi più probabile, la Camera torna in mano ai democratici e quindi la manovra viene stoppata. Vedremo adesso le reazioni sui mercati quali saranno, anche se, essendo lo scenario che all'inizio era quello più probabile e più prezzato, non dovremo assistere a grossi scossoni. Ci rivediamo qui domani mattina su Colazione Wall Street. Ben ritrovati dalla redazione di 7 in punto. Saluto e ringrazio per essere arrivato qui, come annunciato nel suo video, Francesco Casarella. Benvenuto Francesco, Buongiorno. che ora era prestissimo perché Eh beh, sì, era abbastanza era presto. abbastanza presto. E c'è stato però il tempo di fare, insomma, questi commenti rispetto alle elezioni americane di midterm, di metà mandato, con un occhio, insomma, diciamo più per quello che potrà succedere. Per quello che riguarda i mercati. Francesco è arrivato qui con la sua creatura, possiamo dirlo, che è questo libro, che è Colazione a Wall Street. Poi parleremo del libro, perché questo libro, diciamo che è un po' l'effetto domino quasi, no? Di un progetto che è proprio quello di Colazione a Wall Street, che nasce quando? Colazione a Wall Street, intanto buongiorno a tutti, nasce perché c'è questa volontà da parte soprattutto di alcuni miei amici di trasmettere, di ricevere maggiori informazioni dal punto di vista finanziario, no? La finanza che è sempre quella materia un po' ostica, un po' sconosciuta e di cui magari non ci si fida tanto. Quindi nasce come una cosa ristretta, poi si allarga proprio per la volontà di accogliere più persone possibile, portare a bordo più gente possibile in questa nuova cultura proprio degli investimenti, della finanza, dell'economia, e nasce circa poco meno di 2 anni fa. È nato un progetto sul web inizialmente e quindi mi permetto di dire che questo libro, se vogliamo, è un po' il culmine di questi primi 2 anni, no? Una prima fase del progetto dove siamo riusciti a uscire dalla parte virtuale fino ad arrivare proprio nelle case
e nelle librerie, insomma, degli italiani. Degli italiani. Allora, un progetto che nasce perché c'è stata questa esigenza di parlare di finanza in un paese come il nostro, dove questo è sempre un argomento un po' ostico, no? O qualcuno fa finta di sapere, qualcun altro magari improvvisa, eppure la finanza dovrebbe far parte della nostra vita. Diciamo che la finanza, anche se uno magari a volte non lo percepisce, entra di fatto nella vita di tutti noi, perché alla fine, anche quando ad esempio dobbiamo prendere delle decisioni di acquisto, quando dobbiamo cercare magari di operare delle scelte di risparmio per comprare la casa, per cambiare la macchina, per mandare a scuola o all'università i figli, tutto questo che fa parte della vita di tutti i giorni è finanza. E magari tanta gente a volte non ci dà peso, ma l'economia e la finanza di fatto entra nella vita di tutti i giorni e fa parte della quotidianità, quindi anche il bilancio familiare è un aspetto della finanza. Allora, il progetto prevede, si arriva diciamo al libro, che poi non è un manuale in realtà, no? È una storia che mette insieme questi quattro ragazzi, in qualche modo, insomma, immagino che l'ispirazione vi sia arrivata da quello che è successo veramente, anche sì, se poi... Sì, diciamo che tutti i personaggi all'interno del libro in qualche modo hanno fatto parte o fanno parte della mia vita, chiaramente con altri nomi, altri soggetti, ma fanno parte, insomma, ho avuto modo di toccare con mano proprio queste caratteristiche che ciascun personaggio ha, che sono caratteristiche molto soggettive. Ed è pensato proprio il libro perché parte dall'obiettivo iniziale, cioè arrivare veramente a chiunque. E come potevamo fare a raggiungere questo scopo? Non potevamo fare un manuale tecnico, proprio perché l'Italia, questo lo ripetiamo sempre, dal punto di vista dell'educazione finanziaria è ancora molto indietro, forse uno dei paesi più indietro tra tutti quelli sviluppati. Lo cito sempre nelle statistiche, noi siamo a livello di cultura finanziaria dietro a paesi come Togo e Zambia, tanto per citarne due, che dà un po' l'idea di, tanto per tirarci su, di come siamo messi dal punto di vista finanziario. Ecco quindi che serviva qualcosa che potesse essere veramente... che potesse trasmettere le informazioni anche chi magari di finanza non ha mai sentito parlare, ma vorrebbe capirne di più. E quindi è nata l'idea di fare una storia con all'interno, qua e là, dei contenuti formativi. Leggo solo, insomma, un po' per far capire. Quattro ragazzi ricevono un misterioso invito per una colazione a New York, sono tutti investitori diversi tra loro, e i loro sogni di essere ricchi fin da quando erano bambini, che insomma è un sogno che accomuna parecchi di noi, si sono spenti con il passare degli anni, finché un giorno la fortuna bussa alla loro porta. C'è da vedere se saranno veramente pronti ad accoglierla. Però questo libro, che è una storia, no? è un racconto, dà delle informazioni su che cosa? Perché spesso magari quando si hanno dei soldini si pensa magari potrei investirli, poi magari però si ha paura, sentiamo sempre parlare di spread, non si capisce se è troppo alto, se non lo è, il nostro paese, insomma, in che acque naviga, c'è il discorso dell'Europa, ma la gente normalmente, appunto, forse anziché approfondire, tende un po' a fare orecchie da mercante. Sì, ecco, diciamo che da questo punto di vista, quello che dico sempre, e mi ci metto io in prima persona, c'è una responsabilità da parte degli addetti ai lavori che devono riguadagnare quella fiducia che negli anni poi, complice insomma varie vicende, si è persa sul tema. Perché l'obiettivo deve essere proprio quello, non di allontanare le persone, ma di avvicinarle. E l'unico modo è parlare, come faccio io ad esempio tutti i giorni, e cercare di migliorare la loro competenza, la loro consapevolezza in tema di soldi. Ed il libro, ecco perché insieme alla storia sono inseriti dei contenuti che trattano, diciamo, dalle azioni, dalle obbligazioni, insomma, ci sono vari argomenti proprio per avvicinare quelle che sono un po', ragionando in tema di investimenti, tutti o meglio i principali prodotti che una persona si può trovare ad affrontare quando deve pianificare, perché parliamo sempre di pianificazione, dove da un lato ci deve essere il supporto come può essere quello ad esempio di un commercialista quando faccio la dichiarazione dei redditi, quindi serve una figura di consulente finanziario preparata. Di cui ci si fida. Di cui ci si fida e la fiducia, ripeto, va guadagnata tutti i giorni. E dall'altro lato ci deve essere però in parallelo un aumento, un miglioramento della consapevolezza della persona, che in questo caso insieme alla fiducia e alla bravura del consulente crea
quel mix per arrivare poi a dei risultati tangibili e positivi. Ci sono questi lanci, no? Ci sono questi video, poi vedremo, insomma, ci sono anche diverse rubriche. E poi però c'è anche un posto dove si discute, dove ci si confronta, che sono le pagine social, che insomma non servono solo a far vedere magari quello che si mangia. Ma... sì, assolutamente, diciamo che anche in questo caso è la maniera più diretta e più accessibile che, su cui abbiamo ragionato per arrivare alle persone è ragionare su quella dei social. Quindi siamo partiti da Facebook, è nata una pagina che ad oggi ha circa 10.000 persone, considerato anche l'argomento, diciamo, si può considerare un piccolo successo. Poi è nato il gruppo Facebook, diciamo, per aumentare anche il livello di, diciamo, per alzare l'asticella per chi magari vuole avere qualcosa in più rispetto a una formazione di base. Sono nate le rubriche che trattano diversi argomenti, quindi dall'immobiliare al settore delle criptovalute, del crowdfunding, insomma, su tanti argomenti. E c'è il blog che è il punto di riferimento del nostro progetto, e adesso appunto abbiamo anche la fortuna di avere un libro. Un libro i cui proventi, diciamolo perché insomma non succede sempre, andranno in beneficenza tutti quanti. Tutti quanti beneficenza. Tutti quanti, infatti le principali destinazioni di questi proventi che io come autore percepirò sono destinati all'adozione di un bambino a distanza, tramite un progetto che è sviluppato proprio dal mio coautore Ivan Nossa, che è l'orfanotrofio di Atiac, al Gattile di Ivrea, perché la cofondatrice, nonché mia ragazza, fa la veterinaria ed è di Ivrea, quindi abbiamo pensato anche ad una destinazione di questo tipo, e alla Fondazione Lucchetta, che si occupa appunto di bambini in zone di guerra o disagiate. Quindi cerchiamo di fare del bene anche con questo libro e con la finanza. Nel frattempo Francesco è andato in giro, in Cattolica, anche insomma qui dalle nostre parti, a fare che cosa? Ecco, diciamo che il progetto che inizialmente era nato, possiamo dire, in ambito familiare, poi ha trovato diverse collaborazioni, tra cui la principale proprio con i ragazzi di Starting Finance, che è un'associazione, adesso è diventata un'azienda di studenti appassionati di economia. Hanno diversi club in tutta Italia ed è stata l'occasione, proprio loro hanno anche curato la prefazione del libro, per andare a parlare all'Università Cattolica proprio di che cos'è Colazione Wall Street, perché nasce il libro e di che cosa parla. Quindi un confronto veramente dove forse può partire questa rivoluzione culturale che sono le università. Allora, dicevamo insomma che ci sono diverse rubriche, perché il problema, noi abbiamo scelto questo titolo Educazione Finanziaria perché appunto questa manca, no? Poi ci si trova magari a dover gestire a un certo punto della propria vita le proprie finanze, magari con il primo stipendio o un'attività imprenditoriale o una famiglia, perché non dimentichiamo che anche poi soprattutto le donne, no, gestiscono l'economia domestica anche da questo punto di vista. Che cosa vi chiedono le persone soprattutto? Allora, diciamo che all'inizio, come già detto prima, le persone si approcciano a questo mondo sempre con diffidenza, no? Un po' per conoscenze, diciamo, ancora carenti e un po' per via di tutto quello che poi è successo in passato, soprattutto in Italia. Quindi la prima cosa che chiedono è cominciare a capire i concetti di base, perché avvicinandosi chiaramente vogliono farlo a piccoli passi. Poi, quando viene acquisita tramite il lavoro quotidiano, che io ad esempio come altri facciamo tutti i giorni, si comincia ad entrare in dettaglio di quella che poi magari può essere la situazione personale di una persona. Noi abbiamo prevalentemente giovani in questo momento come persone che ci seguono, anche se ultimamente devo dire si sta allargando anche a livello di età, ma soprattutto giovani che in questo caso ci chiedono come iniziare a ragionare, visto anche il periodo delicato in cui viviamo, sia in ambito lavorativo che in ambito insomma economico, certo. Ci chiedono proprio come iniziare a pianificare il loro futuro finanziario. Quindi si parte dall'accantonamento magari di determinati risparmi, anche se sono pochi, e fino a dire magari voglio permettermi fra 10 anni, fra 15 anni, di comprarmi una casa, anche se anche questo è un trend che sta un po' cambiando, perché magari si preferisce più l'affitto ultimamente, soprattutto sul target giovane. Ma per, diciamo, necessità? O... ma in generale diciamo che la proprietà delle cose sta un po' scemando, cioè si va più verso il fatto di dire godo del possesso di una cosa perché mi dà determinati benefici senza poi che ne sia proprietario. Questo un po' lo si vede anche ad esempio con i servizi di car sharing, piuttosto che la condivisione dei servizi. Quindi è più l'esperienza che in questo
questo momento conta del fatto di essere proprietari di qualcosa. Anche perché immagino che se si parla a un pubblico giovane, insomma, sono persone che possono anche muoversi, no? Assolutamente. Questa mobilità anche dal punto di vista lavorativo, perché visto che il nostro paese non è che dia queste grandissime garanzie, forse l'idea è anche un po', intanto vedo, poi magari se c'è da spostarsi... Muoversi oggi, diciamo, è un'esigenza anche per il fatto che viviamo in un contesto molto globalizzato. E tornando al discorso della pianificazione, c'è una cosa che io dico sempre anche tutti i giorni o quando parlo poi in privato con i ragazzi. È vero magari che oggi un ragazzo di 20 anni non ha a disposizione grandi capitali, grandi guadagni, grandi redditi, ma la cosa più importante, la risorsa più importante che oggi lui può avere è il tempo. Certo. E quindi prima si comincia anche solo a ragionare su queste tematiche e più risultati si avranno poi dopo. Il tempo, mi verrebbe da aggiungere anche la competenza, no? Che magari si acquisisce un po' con il tempo, perché si dice spesso che poi questi giovani, soprattutto magari quelli ancora più giovani che ancora vanno a scuola, faranno dei lavori che ora non esistono, magari esisteranno tra 6 mesi o tra, bisogna, o tra qualche tempo. Quindi l'evoluzione, la competenza continua, che consentirà poi di scavalcare una generazione per forza di cose, insomma, un po' vetusta dal punto di vista anche delle conoscenze. Certo. Tecnologiche e non solo. Però avete dei progetti, no? A proposito di giovani. Sì, diciamo che adesso contestualmente all'ingrandimento di questo progetto abbiamo da poco lanciato così un appello, insomma, alla nostra community, dove appunto i ragazzi che magari hanno passione dell'argomento, studiano anche proprio sul tema, magari quindi frequentano corsi di economia, insomma vorrebbero approfondire il tema. Stiamo creando una piccola squadra, diciamo, di persone proprio per creare qualcosa sempre di più strutturato che possa veramente essere utile alle persone. Quindi per farlo, come dico sempre, servono persone, perché alla fine è quello che paga sempre il lavoro di squadra. Certo. Quindi è quello che stiamo cercando di creare, una squadra che possa continuare quello che noi abbiamo iniziato. Anche perché la vostra squadra adesso, insomma, voi siete entrati, abbiamo citato il fulcro del progetto, però si è allargata. Sì, abbiamo tantissime collaborazioni con dei professionisti di vari settori, perché poi abbiamo avuto l'idea di lanciare delle rubriche tematiche, quindi per chi magari non è interessato solo al mondo investimenti tradizionali, ma magari vuole la parte immobiliare, vuole la parte legale, la parte assicurativa, quindi tutto quello che, come si diceva prima, fa parte un po' della vita o può far parte della vita delle persone. E quindi sono nate queste rubriche mensili dove, una volta un professionista, una volta un'azienda, perché abbiamo anche tante collaborazioni con realtà consolidate in Italia, danno proprio queste informazioni e creano questo miglioramento formativo che poi serve in tutti i campi economico-finanziari. Allora, che cos'è la finanza comportamentale? Allora, la finanza comportamentale, anche qui volendo riassumere il concetto in modo molto semplice, descrive le modalità di come la gente, gli investitori, in questo caso in Italia ad esempio, prende decisioni di investimento, quindi quali sono i comportamenti giusti o sbagliati che poi portano a fare determinate azioni con i soldi che abbiamo o che non abbiamo. Ma quanto difficile è fidarsi, nel senso che adesso che con la rete, insomma, si possono fare, ci si può informare, si possono fare dei confronti. Però dicevamo prima che iniziasse la trasmissione, a volte uno dice me l'ha detto il mio amico, sì. Ma forse l'amico magari fa, senza offesa, un lavoro che poco c'entra con la finanza. Questo è uno, ad esempio, degli errori più comuni che magari si tende a fare, soprattutto in scelte di pianificazione. Quindi, da un lato, perché magari le persone lo fanno? Perché non c'è ancora, o meglio, si è persa e non si è ancora recuperata quella fiducia che si poteva avere in un professionista del settore, no? Perché se io penso, ad esempio, al fatto di dire ho bisogno di assicurarmi contro un determinato danno, magari devo fare l'assicurazione della macchina, potrò anche guardare, ad esempio, di preventivo online, però magari cercherò sempre il parere dell'esperto che lavora in assicurazione, perché sento che lui ha delle competenze che magari a me o al mio amico mancano. La stessa cosa dovrebbe tornare con la finanza, ma non può tornare se prima non c'è un riacquisto della fiducia. Quindi l'ordine dovrebbe essere gli esperti che, in un modo come io magari nel mio piccolo cerco di fare, recuperano quella fiducia in modo tale che poi la gente, quando deve agire sui propri soldi, sul proprio patrimonio, in fiducia
perché l'ha verificata, va da chi effettivamente è competente e non si affida più magari all'amico che tante volte lo fa magari anche a fin di bene, però non ha quelle competenze necessarie per dare dei consigli certo. corretti. Voi che idea vi siete fatti, adesso che siamo un po' a bocce ferme, sulla questione del crack delle banche, no? Perché quanto ha contato proprio magari il non essere a conoscenza di... Vabbè, lì insomma, c'è anche un discorso giudiziario, insomma, perché certo. comunque ci sono state anche persone che sono state truffate. Ma siccome le persone coinvolte sono state veramente tante, sono state distrutte, insomma, famiglie, aziende, insomma, è stato azzerato un po'... Poi la fiducia è stata soprattutto spazzata via, no? Perché era la banca quella dietro casa, era quella che ti consentiva magari di avere finalmente, di realizzare finalmente il sogno di una casa, dell'apertura di un negozio, i piccoli risparmi. Infatti quello è appunto è stato uno dei motivi, poi in Italia appunto ne abbiamo vissuti parecchi, quindi non è stato un evento singolo, ma è stato un insieme di eventi che hanno portato alla perdita di fiducia e qui mi riaggancio al tema, cioè come si fa a recuperarla? Bisogna lavorarci tutti i giorni, bisogna metterci la faccia, perché oggi le persone tendono a fidarsi non di aziende ma di persone, e dimostrare tutti i giorni con la competenza, con la vicinanza, con anche se vogliamo il fatto di non avere dei secondi fini, ma puntare davvero a dire voglio aiutarti dal punto di vista economico, finanziario, ecco, questo può essere una strada, almeno quella che io cerco di fare tutti i giorni. Allora, l'idea poi vostra è anche quella, no? Magari in futuro di avere anche una redazione, di sviluppare anche i temi che riguardano, magari in questo caso abbiamo parlato molto di giovani, però immagino anche appunto l'economia domestica, piuttosto che, non lo so, uno deve pensare che magari ha due figli da mandare all'università, magari ci può pensare adesso, perché poi, insomma, quando sarà ora poi di utilizzare i soldi, eccetera. Quindi, voi perché avete scelto, voglio dire, di concentrarvi proprio su questo? Nasce da una preparazione specifica, quindi dall'università, però quando è arrivato il momento in cui, per esempio, nel tuo caso tu hai detto no, però lo faccio in questo modo qui, cioè non faccio, non so, il consulente, diciamo, in maniera classica. Sì, diciamo che dal mio punto di vista questo sta diventando sempre di più un'esigenza di mercato, no? Perché avevo fatto l'esempio prima del fatto di quando una persona cerca magari delle informazioni, oggi le cerca prevalentemente online, quindi questo è il primo canale dove è possibile entrare in contatto con una persona e magari avere un approccio del tipo io cerco di aiutarti dal punto di vista finanziario. Considera che in America, ad esempio, ci sono già diverse strutture, diversi siti dove una persona, ad esempio, può scegliere il proprio consulente direttamente online, quindi è un mercato che è in continua evoluzione. E i social... Ma perché loro già si fidano? Perché loro hanno, diciamo, gli americani hanno una mentalità anche diversa, cioè ad esempio rispetto agli italiani c'è sempre questo confronto, gli italiani sono un paese di grandissimi risparmiatori, certo. perché noi abbiamo un patrimonio a livello personale enorme, è un patrimonio che però ad esempio in questo momento è molto concentrato, faccio esempio sull'immobiliare, quindi c'è poca diversificazione, è un patrimonio concentrato prevalentemente su attività che hanno a che fare con l'Italia e quindi magari non si tende a diversificare. E poi magari quando ci sono delle notizie sull'Italia, ecco che allora si comincia ad avere un po' più di paura. Mentre gli americani, che chiaramente hanno poi diciamo altri difetti, però hanno già una mentalità, come ad esempio anche gli inglesi, più da investitori. Ecco, quello che dico sempre, che l'ho detto anche in Cattolica, l'Italia è un paese dove va benissimo essere dei grandi risparmiatori, bisogna fare quel passettino in più e cominciare ad aprirsi per dire diventiamo anche degli investitori, ovviamente nel modo corretto, perché poi anche lì si apre un mondo. Allora, l'Europa, no? Se noi parliamo prettamente dal punto di vista finanziario, cioè noi abbiamo più bisogno dell'Europa oppure abbiamo più bisogno di liberarci dell'Europa? E poi volevo dare anche un commento sulla Brexit, perché anche lì, insomma, non si capisce molto... Allora, diciamo che in generale, quando è nato un po' il concetto di Europa, che poi è stato formalizzato alla fine degli anni 90, si è entrati a far parte, diciamo, di una famiglia. E quindi, come in tutte le famiglie, poi ci sono delle regole, insomma, dei comportamenti che
magari fatti prima, fatti dopo, fatti da una persona piuttosto che da un'altra, alla fine oggi esistono, cioè quello di cui noi stiamo parlando è di fatto una realtà, cioè il fatto che noi siamo in Europa è un dato di fatto. Ma siamo, forse non ci sentiamo? Forse non ci sentiamo, ma secondo me questo effettivamente, diciamo che probabilmente l'Europa dovrebbe da questo punto di vista, a livello soprattutto comunicativo, magari far percepire di più quali sono i vantaggi del fatto di dire facciamo parte, ad esempio, in un mondo globalizzato come adesso, di qualcosa di più grande, di più strutturato. Perché è vero che ci sono delle cose da sistemare, perché l'Europa, così come anche la Brexit alla fine, l'abbiamo visto con questi tentativi di uscita che ancora non si sono formalizzati, l'Europa è un progetto ancora in costruzione, quindi secondo me potremmo dare un giudizio veramente definitivo sul progetto Europa quando tutto questo, se mai avverrà, sarà concluso. Al momento bisogna cercare, diciamo, in primis, noi come paese, di guardare anche dentro casa e dire ok, dove possiamo noi con la situazione attuale fare qualcosa in più come italiani, e poi chiaramente cercare anche sempre tramite il dialogo, perché è la cosa insomma principale di un paese civile e del mondo moderno, cercare anche poi di far valere un po' insomma le ragioni di ciascun singolo paese. Allora, volevo chiederti quanto contano le idee, e specie se si parla insomma delle generazioni più giovani, perché poi voi vi occupate anche di crowdfunding, faccio sempre fatica a dire la parola, nel senso che lo fate grazie a una realtà che si occupa di questo. Assolutamente, no? Noi tra le varie collaborazioni che abbiamo con numerose realtà abbiamo questa CrowdFundMe, che è il portale di equity crowdfunding più grande in Italia, che tra l'altro si stanno anche quotando in borsa, quindi insomma un bel successo. E noi abbiamo il piacere di avere questa collaborazione dove appunto una volta al mese, come altre realtà, vengono fatte queste pillole formative dove magari, ecco, anche persone che hanno, soprattutto i giovani, pochi capitali ma vogliono saperne di più, possono capire come fare per approcciarsi a questo tipo di investimento, che vuol dire banalmente con piccole quote entro nel capitale, ad esempio, di una società, di una start-up o di un'azienda insomma che sta partendo. Ecco. Quindi che cosa si può dire ai giovani? Abbiamo detto insomma il tempo ovviamente è un'arma fondamentale, però cos'altro serve? Ma serve innanzitutto la costanza, perché anche questa è una dote che negli investimenti soprattutto poi ripaga, perché e non a caso la costanza è legata al tempo, perché ad esempio se io oggi decido di mettere via da parte ad esempio 100 euro al mese per i prossimi 10 anni, è chiaro che io posso avere anche il tempo dalla mia parte perché avrò 10 anni a disposizione, ma se poi tutti i mesi non vado effettivamente a risparmiare quei soldi e ad investirli, allora non avrò gli effetti poi sperati. Quindi la costanza e poi la consapevolezza di capire che in verità quando uno fa questo tipo di scelte, perché a volte magari si fanno anche delle rinunce, perché risparmiare magari 100 euro oggi per un ragazzo vuol dire non uscire la sera, certo, magari invece che uscire tre volte se ne esce una, e quindi si rinunciano a dei benefici immediati che però alla fine si rivelano magari meno importanti rispetto a quello che può essere poi il raggiungimento di un obiettivo economico che mi permette di arrivare veramente a fare la differenza nella mia vita. Bene, allora noi siamo in chiusura, vi ricordo che il libro di Francesco Casarella, Colazione a Wall Street, scopri i segreti della finanza libera e libera il potere del tuo denaro, trovate tutte le informazioni anche sulla pagina Facebook, sul blog, anche per acquistarlo, perché insomma abbiamo sentito va tutto in beneficenza, e tra l'altro ha avuto già le sue soddisfazioni il libretto. Sì, diciamo che nelle prime 3 settimane è stato nei primi 10 libri su Amazon per la finanza personale, quindi un altro segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Bene, allora grazie a Francesco Casarella, a cofondatore di Colazione a Wall Street, e grazie a voi per averci seguito, vi ricordo che poi noi torniamo naturalmente con gli appuntamenti dedicati alle news, rimanete se potete su 7 Gold, a più tardi.